Buongiorno, sono il dottor Gardelin, lavoro all'Istituto Clinico San Siro nel centro di alta specializzazione di chirurgia di anca e ginocchio protesica diretto dal dottor Parente. Un breve cenno di anatomia sull'articolazione dell'anca, ma soprattutto sulla muscolatura che andremo poi a trattare, quindi questa fase superficiale, il grande gluteo e il tensore della fascia lata. E sottostante ci sono il ventaglio degli extrarotatori che verrà poi coinvolto nella mia analisi, con in particolare il gruppetto di muscoli otturatore e gemelli superiori e inferiori, che saranno gli unici a essere toccati nella nostra via. Quindi il medio gluteo, piccolo gluteo ovviamente, ma anche il piriforme e il quadrato del femore non saranno toccati. Medio gluteo in particolare è fondamentale come stabilizzatore del bacino, che a volte nella via laterale, per esempio, essendo toccato, può dare qualche problematica. Come in ogni via, ci sono sempre delle strutture nobili a cui fare molta attenzione. Nella via posteriore, ovviamente, è il nervo sciatico quello che più ci spaventa, come vedete bene dalla fotografia. Sezionando e ribaltando questi muscoli otturatore e gemelli e portandoli posteriormente, il nervo sciatico viene così preservato e protetto. La via classica d'accesso posteriore al secondo muro viene fatta in decubito laterale con uno spostamento del grande gluteo e del tessuto della fascia lata che va a scoprire gli extrarotatori. Sezione degli extrarotatori e la capsula articolare viene sezionata a T. La luxazione è ottenuta chiaramente mediante rotazione interna. Qui è molto schematica, la incisione abbastanza generosa che si faceva un tempo e la sezione di tutti gli extrarotatori con la visualizzazione della capsula. La mia esperienza parte da un punto fondamentale che è il planning preoperatorio. E poi dopo vi descriverò passo per passo la via posteriore mini invasiva e preoperatorio. È fondamentale per l'approccio corretto all'intervento, per ripristinare il corretto offset, per non dare problematiche di dismetria e per individuare anche quanto eventualmente si può approfondire con il cotile. Entrare nell'intervento già prima dell'incisione, secondo me, è fondamentale. Come si fanno ad avere questi disegni, questi reperi? Chiaramente con dei lucidi della protesi che vogliamo impiantare, sia a livello del cotile che a livello del femore. In questo caso impianteremo uno stelo corto, chiamiamolo, a parziale conservazione del collo, con diversi offset. In questo caso si adagia benissimo la high offset. Ed ecco sul paziente, quindi paziente in decubito laterale. Allora, i nostri reperi sono il disegno appunto del femore di lato. Seguendo l'asse del femore tracciamo una linea, diciamo, inclinata di circa 45 gradi posteriormente. Della lunghezza normalmente di 10 cm, può variare chiaramente a seconda del tessuto sottocutaneo a 9 o 8 cm, in questo caso è stata di 10 cm. Poi successivamente, dopo aver fatto il campo operatorio, ho messo offsite, con un'agoda spinale rosa, abbiamo l'esatta indicazione della fine del grande trocantere, quindi l'esatto diciamo, approccio del nostro disegno che ci conferma quello che è il posizionamento esatto del femore. Dopo aver inciso cute e sottocute, ci troviamo a livello del tensore della fascia lata e il grande gluteo, quindi le fibre vengono separate secondo il loro asse, una piccola incisione anche della fascia. A questo punto ci troviamo nel tessuto sottocutaneo adiposo, cioè scusi, del tessuto sottoadiposo che va a ricoprire gli extrarotatori. Con una garzina li evidenziamo. In questo caso adesso non lo facciamo mai, ma solo per questa esposizione abbiamo riposizionato l'ago rosa per provare la veridicità di quanto avevamo precedentemente analizzato ed eccoli
i nostri extra rotatori. Come vediamo bene, c'è il piriforme, gli otturatori e il gemelli, l'arteria vicino al quadrato del femore, che è molto importante perché impedisce cauterizzarla prima della nostra resezione degli estrarotatori, è importante perché impedisce l'unico possibile sanguinamento importante di questa via. Ed ecco qua che la cauterizziamo. C'è un channel che ci divarica la fascia, così che possiamo a questo punto sezionare gli estrarotatori e usarli come repere, quindi diamo un punto a questi estrarotatori e li divarichiamo posteriormente. Questo ci servirà poi successivamente per risuturare gli estrarotatori, ma anche, come avevamo detto in precedenza, per proteggere il nervo sciatico. Con due oma, un oma acuto a parte del collo superiore, un oma smusso nel collo inferiore, reperiamo così la testa. Vedete che abbiamo preso gli estrarotatori con questo filo di sutura. Ed ecco di nuovo trovare gli stessi reperi che avevamo analizzato preoperatoriamente con un centimetro. Dalla testa del femore abbiamo la linea di osteotomia. Resezione e osteotomia della testa del femore e con due Oman lunghi scopriamo la cavità acetabolare, quindi un Oman è messo supero anteriormente, un Oman è messo inferiormente e un pin nella parte dell'ilio superiormente per divaricare i tessuti. Vedete bene la osteotomia del collo, che può essere anche maggiore, che non intralcia la visione invece perfetta del cotile. La posterolaterale mini-invasia ha numerosi vantaggi: la preservazione del muscolo piriforme e del quadrato del femore, minori perdite quindi ematiche, riduzione del dolore operatorio, un recupero rapido della deambulazione. Questo ci porta alla preservazione di questi muscoli, a una minore probabilità di lussazione. Gli svantaggi ovviamente, parlando di mini-invasiva, sono sempre gli stessi, quindi una minore esposizione, quindi vediamo, diciamo, bene, ma con l'aiuto anestesiologico, quindi un rilassamento della massa muscolare, soprattutto nei pazienti più giovani, e ovviamente non è indicata per i chirurghi che si approcciano le prime volte alla via posterolaterale. Adesso possiamo passare, che ci sarà il video, e sarà il video quindi di un paziente che ha operato, il video è di un paziente operato 5 giorni prima. Come vedete, cammina senza dolore, senza zoppia, poi dopo sta a voi scoprire qual è l'anca che ho operato delle due. Va bene, concludiamo. Vi ringrazio Surgeon Space, alla prossima volta.